qualità e queste vanno valorizzate. Quindi diciamo, lo scopo di questa visita fondamentalmente è quello. È un po' attenzione, poi io la cosa che ho visto, che poi si vede la Maddalena, è un sistema. È un sistema a tavola, il sistema dei grandi lavori, il sistema del PIL, è ricchezza. Se tu lo guardi con l'occhio dei progettisti, è ricchezza. Fare un'immensa opera, lasciarla a metà, rifarla, lasciarla a metà, rifarla. Con questo il PIL ha delle 0,5-0,6 di oscillazione. E poi quando leggeremo i telegiornali, quando i telegiornali, sarà inserita come ricchezza della nostra nazione. Questa è la nostra ricchezza. Questo. Nel contempo il debito pubblico, questo è il debito pubblico, aumenta di 13 miliardi al mese. Quindi o noi abbiamo una visione di cosa diventerà la Sardegna tra 10 anni, o come vogliamo che diventi la Sardegna, e ci sediamo a un tavolo, e allora i sardi decideranno che tipo di Sardegna avranno, e gli italiani decideranno che tipo di Italia vogliamo, con un piano di 10 anni, e cominciamo adesso, resettando, però resettando questa gente, perché è la stessa gente che poi vi proporrà il risanamento e la riconversione di queste cose qui. Credo che non si possano lasciare in mano le stesse persone che hanno fatto queste cose, anche se si chiamano con nomi diversi. Il sistema è quello qui. Ora qui bisogna sedersi a un tavolo e dire pezzo per pezzo che cosa vogliamo farne, ma non incaricare più un sistema così. Bisogna cambiare il pensiero delle persone. D'altronde un po' di responsabilità ce l'avete anche voi. Cioè io vengo a dirvi, ma voi avete, siete stati voi che avete in fondo votato una classe politica così, avete creduto quando veniva Berlusconi qua a dire che ci sarà in atto il più grande risanamento del territorio d'Europa, avete creduto un sacco di persone così. Io vi chiedo, siete ancora disposti a credere in questo sistema qua? Sistema, non persone. Perché questo è il sistema che è imploso, non sta più in piedi. No, quindi dobbiamo avere un piano B. Il piano B per la Sardegna, bisogna che voi decidiate cosa diventi, se diventa la Sardegna un poligono di tiro per armi, per sperimentazioni, se deve diventare un paese. Un piano a 10 anni, non c'è nei trasporti, non c'è nell'energia, non c'è nell'economia, non c'è nell'agricoltura, non c'è nulla, sono solo visioni a settimane, piccoli mosaici che visti così. Non c'è la visione generale. Arrivare qua, cioè arrivare che dovrebbe essere il più bel posto del mondo, ed è il più bel posto del mondo, arrivare qua, c'è già una roba che non capisce le compagnie aeree, c'è la gestione dei passeggeri italiani in mano alle compagnie straniere. Ma com'è possibile? Com'è possibile che qua sbarcano le pecore dalla Romania? Com'è possibile? Come siamo arrivati a questo? Sarà stato possibile 15-20 anni fa? Con le quote, con l'Europa, il sogno dell'Europa, ma portare qui, io sono già venuto un sacco di volte a fare battaglie qua, quando la regione finanziava gli emigrati sardi per farli arrivare qua, se vi ricordate, con la legge regionale, dava i soldi, cioè venite qui emigrati, adesso dovete tornare nella vostra terra, sono tornati a migliaia, hanno aperto piccole aziende e poi si sono accorti che non potevano dare quei soldi lì, hanno voluto indietro e hanno pignorato tutte le aziende. Se vi ricordate, Decimo Puzzo, si incatenavano, sempre questa situazione di emergenza. L'emergenza oggi è una parola che è entrata nel vocabolario dell'economia nostra. L'emergenza, dragare, chissà cosa ci sarà sotto il porto, che cosa ci sarà sotto, rifiuti tossico-nocivi, gli ambientalisti cadono nella trappola, in qualsiasi porto ci sono rifiuti sotto, tossico-nocivi, chi vive negli mari lo sa benissimo, se vai a toccare una roba così. Ma perché? Perché crei l'emergenza, crei il rifiuto tossico nocivo, c'è l'amianto lì sotto, l'amianto nel pensiero popolare va preso, riconvertito, poi non sai dove mettere. Quindi e i costi di vita. Probabilmente quando hanno fatto le opere di cemento, di calcestruzzo, è la consuetudine, arrivavano camion, non abbiamo le prove ma ce l'abbiamo in altri posti, camion di rifiuti tossici da mettere sotto i basamenti e poi coprire di cemento. È questo, poi ritirarli fuori perché viene fuori, ma di sotto avete fatto così, e ritirarli fuori è il nostro PIL che vi ha.